I controlli sulle cave nel comprensorio Apo Versiliese sono quadruplicati. Il piano straordinario della Regione Toscana, lanciato nel 2016, ha portato risultati significativi per la sicurezza sul lavoro e l'ambiente. Dai controlli sulla marmettola e il rischio idraulico e geologico. A presentare i risultati al Teatro Scuderie Granducali di Seravezza, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Noi non pensiamo che si possa chiudere l'attività di escavazione, perché storicamente da un millennio forse più esiste, e questa attività però deve essere regolata, la tutela dei lavoratori deve essere assolutamente garantita, l'impatto ambientale deve essere contenuto e deve essere anche questo controllato, e possibilmente anche lo stesso prodotto che è il marmo deve essere valorizzato e la ricchezza distribuita. Questo è il nostro obiettivo. In un territorio come quello Apo Versiliese, dove le cave di marmo attive sono circa 150, con il piano straordinario lanciato dalla Regione nel 2017 non si sono registrati morti sul lavoro e sono stati effettuati 885 controlli nelle cave e 453 nei laboratori, con sanzioni amministrative e sequestri. Nella consapevolezza che molti problemi, prima che in sede di repressione penale, si risolvono in via di prevenzione, allora io tutto sommato sono portato ad invitare ad un ulteriore sforzo a quelli che già fa l'imprenditoria del marmo, che è quello di occuparsi in maniera ancora più incisiva, ancora più convinta di quella che è la salute, diciamo, di tutti noi, quindi il benessere, il bene del territorio. Alla base del piano straordinario c'è la sicurezza e il rispetto della legalità per uno sviluppo economico sempre più sostenibile. Cioè uno sviluppo che ci sia, perché è necessario espandere e garantire livelli occupazionali e ovviamente di giusto guadagno per le imprese, nel rispetto di questi due principi della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente. Un lavoro importante svolto grazie alla sinergia di Regione, ASL, ARPAT, Procure, Forze dell'Ordine e Comuni, e per cui la Giunta regionale ha stanziato 2.750.000 euro.